Buongiorno, buongiorno popolo goblinoide. Oggi siamo con il grandissimo, l'irreprensibile, l'immortale Gianluca Iacono. Come stai? Sto bene, sto, sto da immortale, sto da irreprensibile, da irrefrenabile. Sto bene, sto bene, grazie, sto bene. Voi come state? Noi bene. Purtroppo abbiamo anche Redanga Serioda. <ride> Buonasera. <ride> Buonasera a tutti, ragazzi. Buonasera, oggi è un cast d'eccezione. Allora, io vorrei un attimo iniziare perché magari alcuni ti conoscono per qualcosa che hai fatto, però non conoscono già Luca. Io vorrei che ti presentassi un attimo, chi sei, cosa fai, nel senso in generale per chi magari eh. non ti conosce. È giusto, è giusto, perché tanti, cioè, la maggior parte ne parlavamo prima che entrassimo, insomma, così eh, in live, la maggior parte dice Vegeta, appunto. Cioè, ferma esatto. lì, giustamente lo posso capire. <ride> poi in realtà no io sono un attore nasco come attore come praticamente tutti i doppiatori nel senso che il doppiatore di per sé è una figura che diciamo che non esisterebbe no? nel senso che storicamente è l'attore che fa anche doppiaggio che fa solo doppiaggio fa prevalentemente doppiaggio io quindi ho iniziato giovanissimo a 12 anni sono lo so che non lo direste mai perché mi direste che sono del 97 ma sono nato <ride> sono nato nel 70 e io nell'82 ho fatto un corso di edizione poi ho iniziato a fare recitazione e in quegli anni cercavano insomma ero a Torino e mm -hmm. cercavo. Arrivavano bambini, ragazzini per fare radiodrammi in Rai, anche i doppiaggi, arrivavano i primissimi doppiaggi delle tv locali, eccetera. E quindi ho iniziato così. Mm. Però il mio obiettivo non era faccio il doppiatore, manco sapevo cosa fosse il doppiatore: faccio mm. l'attore cosa Che ho fatto ovviamente, quindi ho fatto moltissimo teatro, ho fatto televisione, ho fatto cinema meno di quanto avrei voluto. Spero di rifarmi che sono ancora giovane. Eh, <ride> un po' di cinema eh, indipendente e, beh, ovviamente, molto doppiaggio. Ho fatto teatro a cabaret parecchio negli anni '90. Mm. Insomma, ho fatto la qualunque. Cioè, bello. Una vita piena, comunque. Una vita piena, sì, Ma, sì, ma sì, la... beh, negli anni '90 ho studiato batteria, Ho avevo un gruppo. Anch'io sono gruppo... la batteria, no! no, guarda, io non la sono più, però io vedi il. C'è una batteria ah, elettronica, fico. eh sì. Quella ho detto quando vado in pensione me la compro. Se non mi metto anche quella nella mia vita, è un delirio. Però io ho studiato batteria, jazz dal 90, novant... cos'era dal 90 al 93 più o meno per tre anni alla Civica mm -hmm. di Torino. però nel gruppo, io strimpellavo le tastiere e cantavo. La batteria l'avevo studiata per i fatti miei. ma lo e... sai che c'hai la faccia da batterista? <ride> <ride> cioè ti Stai ci vedo proprio... Proprio dietro la batteria. Ce lo, ce lo vedo proprio che suona. Ehi, eh. Sì, sì. <ride> Ti vedo bene. Ma quindi questo percorso, no? Tu hai detto che mm. non è che era voluto, no? Però, a una certa, quando hai capito che stava per diventare qualcosa di importante, ti sei messo anche a studiare dizione oppure una cosa che ti viene normale, proprio? No, no, dizione è fondamentale. Infatti, lo dico mm. a chi per caso dice voglio fare doppiaggio, ma voglio recitare in generale. Ma nel doppiaggio, ancora di più, se uno dice voglio fare doppiaggio, è fondamentale di studiare dizione. Perché bisogna togliersi l'inflessione, toglier. imparare a usare lo strumento musicale perché è uno strumento musicale no? quindi mm -hmm. è come imparare teoria solfeggio pratica e quant'altro quindi assolutamente bisogna studiare edizione per parlare in maniera sciolta anche per andare veloci per andare lenti per alzare il volume per controllare tutta sta roba qua quindi mm -hmm. io ho studiato edizione molto giovane è stata una fortuna poi ho fatto recitazione e doppiaggio non l'ho mai studiato perché l'ho imparato facendolo Ah, eh, ok eh, sì, sì 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 non c'era neanche la scuola di doppiaggio ce n'era una a Milano ma a Torino neanche c'era un consiglio che do a quelli che dicono voglio fare doppiaggio, ragazzi, non andate a una scuola di doppiaggio senza aver studiato dizione, sono buttate via i soldi. Mm, quindi sono andato a pesca, ho preso una pesca. <ride> Bravo, giusto, bravissimo. Giusto. Esattamente dai, così. Io lo so perché mia madre insegnava dizione, faceva Ma dei dai. corsi di dizione, sì. Come mai? Perché lei fa teatro, cioè faceva ah, Faceva teatro ah, e quindi okay. insegnava edizione, ovviamente non erano corsi incredibili, però ogni tanto si metteva una volta a settimana a dare lezioni di, di edizione a queste persone. Okay, e okay. Quindi la tua carriera è iniziata così e quando è che hai capito? Cioè ti sei tipo che ne so, una sera ti sei sdraiato sul letto e hai detto porca vacca, però sta diventando qualcosa di grosso. Ma Diciamo che l'ho capito un bel po' di anni dopo, eh, nel senso che hai iniziato a prendere era una certa piega dai vent'anni in poi cioè l'avventura è iniziata ma anche prima di edizione perché già io facevo un po' di teatro a scuola, facevo queste robe qua ma poi diciamo essendo passato da tante avventure anche personali perché quando sei molto giovane eh, fai una cosa ma ne vuoi fare un'altra ma nel mentre ci sono le ragazze, ma nel mentre ci sono le... quindi non sai bene dove stai andando mm -hmm. quando poi ho avuto vent'anni e soprattutto sono venuto a Milano, cioè ho fatto Torino-Milano col treno, facevo su e giù ho iniziato a venire qua a fare dei provini vede, e ho iniziato a prendere piega, ho stato più viaggio, allora sì e anche lo stesso vale per il teatro cioè dal 91-92 ho iniziato a fare teatro a cabaret e per 5-6 anni ho fatto spettacoli veramente ovunque anche nei vari festival dove c'erano che ne so, soffica Picone, alle franz che all'epoca non erano ancora famosi uh -huh. io bazzicavo un po' gli stessi ambienti poi con la mia socia abbiamo avuto un po di dissapori come si dice ah, okay. e quindi nel 96-97 abbiamo mollato il colpo però anche quell'esperienza lì cioè far ridere gli altri Fare teatro cabaret è bellissimo, è una figata è una per figata. me. Far ridere gli altri è proprio la cosa più gratificante che ci sia. Tra esatto, l'altro, ti carico. volevo dire: appunto, sì. tu hai doppiato tanti personaggi, no? Sì, Tan pro sì, ma proprio sì, tanti. Ho visto anche, hai doppiato qualcosa di One Piece, di Naruto. Gordon, hai fatto tantissime cose. C'è un personaggio che ti è rimasto nel cuore? Eh, beh, a parte quello che citavamo prima, e quindi Marshall, decisamente per dieci anni quindi nove dieci anni poi c'è cioè, troppo divertente ho fatto di tutto ho cantato ho ballato ho fatto personaggi assurdi ma altri personaggi che sono rimasti nel cuore c'è lo cito sempre il caro buon Lapino nel senso che è un personaggio che ho fatto in Fur TV che è una serie del 2008 che davano su MTV la sera tardi uh -huh. ed era una serie di pupazzi un po' per adulti nel senso che erano lui Ed e Mervin e Lapino era una sorta di Kermit con gli occhiali da sole brasiliano che parlava in questo modo così no con la pianta un po' <ride> do brasiliano, e si faceva levo. tutta la ragazza che incontrava ma, ma di carne e ossa però la questione è quella. quindi mm. c'è una puntata in cui lui va alla clinica del sesso per disintossicarsi perché ha talmente tante ragazze che arrivano che a un certo punto non tiene più botta e quindi non riesce più come dire a, a essere soddisfacente e quindi tutte si incazzano con lui e quindi lui ha capito che basta va alla clinica del sesso ovviamente anche lì poi farà danni ma è, è è una serie fighissima è, una serie, è stata Bello. una serie divertentissima io no, non l'ho vista ma credo che me la, me la andrò a rivedere e come è stato invece io ti ho detto no, che Marshall è il mio personaggio preferito di How Met Mother ed è la serie tra l'altro cosa particolare che mi rivedo io ho notato e da quando l'ho vista me la rivedo in continuazione e soprattutto quando intraprendo una nuova relazione con una compagna diciamo io mi rivedo eh. sempre How I Met Mother insieme a quella persona <ride> Io, io non lo so, io mi rivedo molto in Ted, no? Questa ricerca del vero amore, eccetera. Siamo uguali in questo, C'è cioè, quello A OMET YOUR MOTHER per quando mi metto con qualcuno e American Pie per quando mi lascio. <ride> 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 sì, sì, io, faccio, io faccio la, la staffetta tra... Eh, ah, no, American Pie ve lo, lo rivedo ogni tanto, però faccio la staffetta tra A oh, MOTHER e Scrubs. E Marshall, ti ho detto, è il mio personaggio preferito. Come l'hai vissuta? come, Cioè, perché io sono molto curioso anche di sapere se... Proprio il doppiatore, dopo che lo doppia per tanti anni, entra anche, cioè empatizza molto col personaggio, ti senti anche tu parte del personaggio. Com'è la, la situazione? Ma allora un pochino di contaminazione c'è, nel senso che tu dai qualcosa al personaggio di tuo eh, e il personaggio ti restituisce qualcos'altro. E poi mm. diventa una cosa, effetto feedback si chiama, no? In mm -hmm. audio. Ovvero sia che lui ti dà qualcosa, lui ti dà qualcosa, tu gli dai qualcosa con quel qualcosa che è stato lui e diventa proprio... E... Si amplifica sempre di più. Stessa cosa mm. è successa anche con Vegeta ovviamente. Quindi sì, diciamo che Marshall mi ha restituito quei lati di simpatia magari che eh, non avevo così spiccati, ma facendo il coglione così tanto come com con Marshall, poi alla fine ho iniziato a capire, ah ma allora si può fare il coglione anche così. Va, non anche sei che... così? Cioè, ma lo sai che per dire, questa cosa ce l'ho anch'io da spettatore. Cioè molte ah. serie, anche a Met Your Mother, hanno proprio modificato il mio modo di fare in alcune cose. <ride> sì, influenza, vero. In generale, no? Ti dà fastidio il fatto che tutti ti identificano solo come Vegeta? Diciamo ridimensiono un attimo la tua frase nel senso che uh -huh. la maggior parte mi identifica uh -huh. come Vegeta, mettiamola così, okay. però ci andato. Molto Vabbè, vicino, perché per è me. il tuo personaggio più iconico. È il personaggio iconico, è il personaggio che è stato trasversale per età, socialmente, come orario di messa in onda, <ride> sì. come tutti. C'è stata la perfezione e poi di una serie decisamente comunque che è entrata nel cuore di tutti, molto figa, molto potente, che ha, i suoi, insomma, ha le sue ragioni per essere quello che è e poi di un punto il culo di fare un personaggio particolarmente carismatico e quindi e di renderlo, me ne do anche atto di questo col tempo e di averlo reso anche carismatico per certe cose uh -huh. e quindi nel bene e nel male mi devo portare questa st cosa, però è un personaggio che è ingombrante nel senso che fa ombra poi ai, agli altri. Altri personaggi, cioè, raramente qualcuno mi dice: Senti, ma a parte vegeta hai doppiato altro, e lì Vegeta sì, è assolutamente ingombrante, ma la cosa incredibile è che è il personaggio non solo è molto famoso all'interno di Dragon Ball, ma è proprio il personaggio preferito di Dragon Ball, cioè il 90% delle persone guarda Dragon Ball, il suo personaggio preferito è Vegeta. Eh sì, sì. alla e, fine e... Goku anche, ma meno secondo me. Molto meno, fine. molto meno, ma io ti dico, anch'io ci avevo, perché Vegeta ha la cosa il bad boy, no? sempre controcorrente, no, che poi però se vai a vedere un po', ci hanno fatto fatto anche vari video tra cui il famoso youtuber marco merrino ci cioè, ha fatto pure un video su vegeta che diceva sì, so. appunto l'hai visto quel video No, no ho detto anche, gli ho detto anche pubblicamente gliela faccio pagare <ride> <ride> in senso buono però devo trovare il tempo di fare un video figo come l'ha fatto lui per rispondergli perché... eh, quello è montato veramente eh, bene quel video eh. sì, 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 sì. cosa diresti a marco merrino per, per queste accuse perché lui ha detto che vegeta è un coglione effettivamente esatto. lui si vanta tanto di essere il principe dei anni e poi invece prende mazzate e ha am ammazzato anche lui dei sei anni e non gliene frega niente quando il pianeta esplode eccetera e eh, andrei a cercare le ragioni che un po' conosco ma adesso vi dico anche perché devo andare a prendere un attimo il libro lì nell'angolo ma te Va lo bene. faccio vedere le ragioni per cui in realtà Vegeta non è sto coglione che i denigratori come Marco Merrino vogliono, <ride> eh, vogliono tanto come dire, mettere in risalto in realtà Vegeta ha Uh, più di una ragione per essere anche figo, e anzi, cioè, adesso lo dico. In poche parole, ma comunque l'aspetto dell'orgoglio, l'aspetto del riuscire a rialzarsi è una delle cose che ha plasmato. Ma lo dico per, perché ho avuto questi feedback da un sacco di ragazzi, no? E anche ormai non più ragazzi. Mm -hmm. Di gente che ha trovato in vegeta la forza di dire: No, cazzo, non deve finire così. E quindi ti rialzi e vai avanti. Questa caparbietà, questa ostinazione positiva la trovi anche in Goku, un po', ma in vegeta in maniera particolare, no? Mm -hmm. e, e tu considera che, tra l'altro, vegeta, e c'è in questo libro che adesso vi citerò Vegeta è Figlio di un padre anaffettivo che lo aveva soltanto come guerriero, punto, e basta, mm -hmm. e non gli ha mai dispensato un abbraccio. Figlio adottivo di Freezer, capito? La merda più grande dell'universo. <ride> quindi, come padre adottivo, il peggio che puoi <ride> Quindi era incazzato come un paguro, capito? Mi rodeva il culo, certo. Eh, Minchia era incazzatissimo, cioè cresci così. Goku invece lui cresce in campagna, col nonno <ride> che gli vuole bene, raccoglie così. Nella prima che ma si il fa alcun... allora, no, è facile così tipo, sei però è anche vero che Goku però io faccio un po' l'avvocato eh. del diavolo è no, no, giusto giusto fallo, fallo. È, è anche vero che Goku però gli muore il nonno quando è piccolo e si deve e deve vivere da solo in una giungla praticamente lui è, è tipo Tarzan vero. e quindi cresce Quellezza solo con... e il primo barlume di civiltà che vede lo ha con Bulma no? con Bulma certo. scopre anche la sessualità scopre un sacco di cose no? che prima lui non, non conosceva perché era veramente allo stato Bravo, no? Questo è vero, questo è vero. Quindi anche no, Goku ha avuto un'infanzia difficile, comunque. Quella che tra l'altro era necessaria per il suo. come dire per, il, per, per affrontare quelle difficoltà, che poi, insomma, qualunque. è quello che eh, a livello di storytelling si chiama il cammino dell'eroe, no? Cioè ogni sì. racconto, ogni storia ha il cammino dell'eroe. Nel caso di Goku, il cammino dell'eroe è stato quel percorso. Lì. Nel caso di Vegeta è stato un altro, nel senso che. Mentre Goku, comunque è sempre stato personaggio solare, buono da subito. Vegeta è invece è dovuto passare attraverso una serie di difficoltà interiori che secondo me più ci rispecchiano. Nel senso che tutti noi, secondo me, siamo un po' più Vegeta che Goku, perché mm. nella vita ci troviamo a dover affrontare i nostri lati oscuri, no? le nostre parti di male e di bene, in maniera più come ha fatto Vegeta. Cioè che non mm. siamo buoni e basta, siamo anche stronzi ogni tanto, tutti. <ride> e quindi eh, dobbiamo fare. I conti con questo nostro lato un po'. E quindi insomma si cresce anche così, un po' come è cresciuto il buon principe. Eh, poi la, la cosa bella: la cosa bella di Dragon Ball è che il protagonista cresce, no? In, eh, ha introdotto questa cosa. Mentre prima magari i protagonisti erano sempre uguali, avevano cioè sempre la stessa età. Eh, magari la, la storia dura due anni, tre anni. Non è che il protagonista cresce, lui parte da bambino e arriva fino ad, ar ad essere un adulto, no? Vegeta invece, entra quando Goku è già adulto, no? E nonostante mm -hmm. ciò, nonostante. Il fatto che arriva dopo qualche puntata di Z è entrato talmente tanto nel cuore dei fan che, nonostante il fatto che sia arrivato così dopo, è diventato il coprotagonista. Ma infatti, ma chi se lo aspettava poi? Io so, guarda, lo racconto anche qua, come l'ho raccontato anche altre volte perché mm -hmm. l'ha sentito. Io, quando feci, non ho fatto un provino per fare Vegeta perché Torrisi, cioè Torresan, come lo chiamavamo noi colleghi, mm -hmm. Maurizio Torresan, AK Paolo Torrisi, mi disse: Ma senti, è arrivato questo personaggio. Io pensavo di farlo fare a te, ho detto ah sì dai facciamolo, però non essendoci il web, non essendoci informazioni, come fai a sapere dove va a finire una storia cioè, così uh -huh. lunga? Po'. Cioè al massimo aveva credo 10 copioni, 15 copioni, quindi 15 episodi, 20 episodi avanti ma non di più, per cui vabbè non, non so che fine farà Stovegetta, però intanto fallo tu poi vediamo È eh, avuto culo perché... <ride> Cazzo, <ride> ma, eh, ma sì, anche perché eh, sì. mentre molti eh, mangaka hanno una visione completa di come deve andare la storia Toriyama era uno che scriveva e magari non sapeva neanche cosa sarebbe successo il capitolo dopo no? ed è uno che segue molto la massa visto che questo personaggio piaceva un botto e ha continuato ci ha preso da quel punto di vista eh, alcuni anzi... Non, non vole, eh, Toriyama voleva farlo fuori Vegeta all'inizio perché non gli piaceva particolarmente quindi... Era. Per lui era un personaggio di contorno non lo so, tipo Radish, era una roba del genere poi... Tra l'altro in... Radish posso dirlo, secondo me è un personaggio iper sprecato, cioè cazzo è il fratello di Goku. Sì. Il fratello sì, di Goku dura, dura quanto? Due capitoli? Tre puntate? Cioè aveva la cosa del oh i miei amici mi salveranno dici vabbè eh, tornerà, vorrà. invece no, dicono oh, sti cazzi <ride> abbandonato <ride> proprio come un povero Sì, esatto è tornato iniziato sì. sì. <ride> ecco, Marco Merrino, doveva fare un video Radish è un personaggio bello secondo me mm -mm. <ride> esatto <ride> hai avuto delle indicazioni man mano che andava avanti la storia del lo devi interpretare più Cattivo, più così più gli devi dare questa intonazione oppure sei stato molto libero e questo anche negli altri doppiaggi che tu hai fatto tendenzialmente sono no sono stato abbastanza libero e spesso sono libero in, in Vegeta guarda poi alla fine quello che poi noi facciamo è guardare come è un personaggio guardare che faccia come com si muove che anche in un anime in cui non è che ci sia 8000 micro espressioni come mm -hmm. in un umano quindi vedi sai sopra sopraggiare che si abbassa sopraggiare che si alzano mm. occhi spalancano occhi si spalanca, chiudono, quelle robe lì ti danno un segno di come può essere il personaggio. Mi ricordo che vabbè, appena arrivato ovviamente era questo cagaritto, posso dirlo, cosetto, eh, un, po', un po' così, un po' stronzetto e all'inizio infatti quando mi sono andato a sentire anni dopo come l'ho fatto appena è arrivato, un'altra cosa proprio, al di là del fatto che avevo una voce molto più leggera, ma poi fa ho fatto un personaggio molto all'inizio più... Va bene, allora adesso chi devo uccidere? Te? Eh? Senta... <ride> era uno, così. No, non era affascinante all'inizio inizio, dai, cioè non si può dire che appena arrivato fosse sto gran figo. Poi dopo ha iniziato ad assumere un po' di posa, un po' di testosterone, un po' di... Eh? e quindi è diventato più affascinante, ma all'inizio ho detto vabbè ok, ma non è che mi avesse coinvolto più di tanto, ho detto vabbè facciamolo un po' stronzetto, un po' principino sul pisello e... però <ride> però, <ride> però torca! È... Eh? No. <ride> no! E, e Torrisi mi aveva dato qualche indicazione, poi ogni tanto magari mi spronava a dire ma no, cazzo, vedi che lì lo fa più dai mettici più dai ma... quindi mi faceva un po' da coach eh, eh. e qualche birtogna. volta ho avuto la fortuna di doppiare anche insieme a lui abbiamo doppiato insieme a Leggio anche se lui facendo direzione del doppiaggio spesso poi Goku se lo doppiava dopo quindi raramente doppiavamo insieme qua te sì, lo fanno vedere prima eh. con quello certo, che devi diciamo fare ok se Sempre, si, mi regge, facciamo una volta Ah! Ma ti sei cagato <ride> sotto, <ride> poi? Eh, forse sì, non <ride> si può Faccio anch'io, anch voglio provare a farla. Vai, vai. Io non sono bravo in queste cose, però. Non sai cosa succederà. Oh! bravo okay, e invece right. sei bravo <laughs> ok però Verso, verso metà mi stavo cagando sotto, devo dire la verità. E invece sei stato bravissimo. Sei stato bravissimo. A parte questo, io volevo un attimo concentrarmi anche. Tu adesso ti sei spostato su Twitch, no? Come ti è venuta l'idea? Come ti stai trovando? Ma allora, diciamo che ho visto in Twitch, me l'ha un po' suggerito il figlio della mia ex moglie. Che ormai, insomma, il ragazzo c'ha 29 anni a agosto, ma che ho un po' cresciuto all'epoca mi ha suggerito, mi ha detto ma perché non vai su twitch secondo me io ho resistito parecchio tempo perché non avevo voglia di prendermi un altro impegno nella mia vita poi a un certo punto ad agosto ho detto ma sì dai proviamo no, lui mi ha detto ah, scaricatelo guardatelo se ho guardato twitch ho visto il potenziale perché comunque è una televisione vera e propria privata poi decidi tu cosa farne di certo fare, di fare, no? cos come costruire il tuo pubblico e quindi ho detto ma sì dai posso portare dei contenuti più legati a quello che faccio io in fondo io faccio l'attore come dire in un media come la televisione mi ci trovo a mio agio, quindi posso portare letture, teatro, doppiaggio, altri doppiatori. Devo dire che all'inizio mi ero illuso di poter usare più cose multimediali. So che comunque nel tempo ho capito che poi Twitch ha, ovviamente come tutti i social, le sue cose che si possono fare e delle cose che non si possono fare. <ride> quindi me sì, eh, ne, cioè, ne sono fatto una ragione. Però in questi sette mesi, al di là del fatto che il canale è cresciuto, devo dire, parecchio, devo dire che in questo Vegeta, ecco il lato positivo di Vegeta, Vegeta aiuta perché comunque è il mio cavallo di Troia, non solo lui ma lui lo è sicuramente perché cazzo c'è la voce di Vegeta su Twitch, andiamo a vedere che fa, poi io in realtà faccio di tutto, nel senso che porto i doppiatori, sabato c'era Lorenzo Scattorin che è la voce di Lord Beerus, di Kenshiro mm. e porto un sacco di personaggi anche... Comunque famosi e eh, ho portato Valentina Nappi, che è una porno star in una live. Quindi anche quella eh, è stata un'altra roba particolare. tanta roba! Eh, negli, eh. Anni 90, negli anni 90 ho doppiato un bel po' di film porno, lo dico senza proprio però. Davvero? Ma... <ride> vedi, eh, vedi, so Come è, com è doppiare un film porno? E <ride> eh, Negli anni 90 si doppiavano i film porno, anche 80 e 70, poi si è smesso per il web, ma, ma quelli si doppiavano, anche quelli facevano parte del lavoro. Quindi <ride> vedi, ti, ti, ti ho lasciato così: ma, ma, ma... no, è no, figo! <ride> invece? Figo, ah, molto eh. figo, cioè sei un poliedra proprio... Eh sì sì sì, ho anche fatto... <ride> Poliedro. <ride> Quindi ti stai trovando bene comunque su Twitch, ti diverti? No, mi, eh. mi trovo bene, mi diverto, vi invito a, a venire quando certo. insomma sono il mercoledì e il sabato alle nove e mezza e il sabato ho sempre un ospite e il mercoledì invece faccio un po' di tutto, parlo di tante cose, parlo di doppiaggio, parlo di cartoni animati, di anime, di manga, di tutto. molto Ecco intanto è entrato anche Don Vito buonasera Don Ciao. Vito finalmente no, ci parliamo eh, esatto. Don Vito <ride> ha coronato il suo sogno visto? sono un uomo di parola oh. ti voglio bene Ligo, ti ho detto che sono un debitore vai di domanda ehm, come è nata la tua passione per il doppiaggio nel senso a che età hai doppiato per la prima volta e come nel senso cioè, come è... è uscito il fatto di... che poi sei diventato un doppiatore? Da dove è iniziato tutto? Vito, ma lei non ha seguito la live. Eh sì, che... Vito, la lei non show. ha seguito la live. L'ha detto prima la prima che cosa che, bergogna, che ha detto. Che <ride> poi, altra oh. domanda. Nel senso, uh, te hai doppiato pure un personaggio in full Metal Alchemist? Sì. Eh, detto ciò nel senso poi vabbè ci sono. La domanda qual è però? <ride> <No>. <ride> Eh, beh, ti sei perso per strada, eh. è giusta che lo no, <ride> Ah, Io ringrazio tantissimo tutti quelli che hanno partecipato, ma soprattutto, ovviamente, Gianluca. Io vi, vi, oh. vi lasciamo. Grazie a Reda, grazie a Rioda grazie a Don grazie Vito. A grazie, grazie a, a te, tutti Grazie per avermi fatto avere questa occasione di parlare col principe dei 6 anni, ah, ma con sì, principe, con il principe di Uecita Italia, col, col principe che non è solo è vegeta, ma è anche molto altro. Abbiamo scoperto <ride> veramente una persona esatto, squisita. E Grazie mille di aver partecipato, ci ha fatto veramente tantissimo piacere. Ciao a tutti Grazie ragazzi a ciao 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 ragazzi presto ciao. ciao ciao, ciao.